Come lavorare in smart working? Due cose. Uno, forse è meglio dire come non lavorare in smart working, perché non mi sembra che ci stiamo riuscendo tanto, ovviamente, adesso ti spiegherò perché. Due, dobbiamo dirlo ai nostri titolari, ai nostri responsabili, che non ci dicano lavorare in smart working, ci devono dire lavorare in worst working, cioè nella peggiore delle condizioni possibili. Ma a parte questo, voglio subito dirti alcune cose. Bisogna avere pazienza, è una situazione particolare di emergenza, tutti si devono adattare. Non è possibile avere l'aspettativa in questo momento di riuscire a lavorare in casa 8 ore in maniera performante senza che i bambini ci disturbino, senza che i bambini ci chiamino, pretendendo da loro di rimanere chiusi in casa a giocare senza litigare, comprendendo che è un momento difficile. Te lo dirò anche in altri video. Allora, che cosa possiamo fare? Dobbiamo per forza cercare di dare un calcio al cerchio e un calcio alla botte. Non abbiamo altra possibilità. Che cosa si fa? Innanzitutto dobbiamo darci 2, 3, 4 giorni di cuscinetto in cui accettiamo di ridimensionare le nostre performance lavorative. So che stai già pensando, no, ma non è possibile. Ok, un momento, vediamo che cosa si può fare. Non so di preciso quale sia il tuo lavoro. Inizio a fare delle ipotesi e poi valutiamo. Per esempio, puoi fare i turni con il tuo compagno, con la tua compagna, quindi dividervi al mattino lavora uno, oppure un tot di ore lavora uno, stop, ci diamo il cambio, l'altro sta con i bambini. In molti stanno facendo così, per esempio. Qualcuno ha nonni, amici che possono aiutarvi, allora ok, fatevi aiutare. Se non è possibile farvi aiutare, come per esempio capitava spesso anche a me quando avevo i bambini in affido, all'inizio, quando dobbiamo ricostruire un po' l'organizzazione generale, a me è capitato, l'ho fatto e credo sia un sacrificio accettabile. Allora, innanzitutto siamo a casa, possiamo rallentare i ritmi, quindi i bambini possono dormire magari un'ora in più la mattina, noi possiamo svegliarci prima, lavorare qualche ora mentre i bambini stanno ancora dormendo, possiamo poi lavorare per esempio dopo pranzo mentre li mettiamo, non dico al cellulare o alla PlayStation o a navigare in mezzo a vari video di YouTube, cartoni, robe varie, ma magari possiamo metterli davanti a un bel film cartone animato o un film per ragazzi che duri un'ora, un quarto, intanto in quell'ora e un quarto noi possiamo lavorare. Anche la sera non abbiamo più i ritmi soliti, quindi possiamo avere dei ritmi più umani, cenare prima, andare a dormire prima, abbiamo poi ancora magari 2 ore di lavoro. Insomma, è vero che siamo stressati da tutto quello che sta succedendo, solo che dobbiamo cavalcare un po' l'onda delle possibilità. Quindi, cavoli, di già che mi posso ricostruire i ritmi, io li voglio rallentare questi ritmi, quindi non voglio arrivare alla fine della giornata stanca come prima, quando correvo avanti e indietro tutto il giorno perché vai e vieni dal lavoro, catechismo, e basket, e calcio, e la doccia, e poi vai qui, e poi vai di là, e poi mille commissioni. Adesso posso prendermela con calma, quindi magari arrivo alla sera, sono un pochino più riposata e posso lavorare ancora 2 ore mentre i bambini dormono. Quindi magari qualcuno ha la possibilità di organizzarsi così. Sicuramente stai dicendo, guarda che io sono molto più nervosa e stanca di quando andavo a lavorare, ok? Ti faccio un video anche per questo, in modo da aiutarti a gestire l'emotività e a vivere tutto questo in maniera più serena. Se anche questo non è possibile, quindi per forza devi stare 8 ore con il PC acceso e tu devi stare lì al PC, allora devi sapere che all'inizio non puoi ottenere nulla se prima non organizzi la tua relazione con i bambini, se prima non ripristini un buon contatto con loro, non organizzi la loro quotidianità, non stai con loro a giocare per fargli vedere come possono anche stare da soli, non abbassiamo la soglia della loro preoccupazione, non ce la possiamo fare. Oggettivamente, e qua voglio far leva sul fatto che sei re o regina di te stesso, e quindi con il mio titolare, con il mio responsabile, ci parlo anche. Se non c'è arrivato lui, perché non c'è arrivato, cerco di farlo arrivare io, e quindi gli dico: ok, io ti faccio tutto quello che devo fare, ma non posso stare 8 ore con il PC davanti, con le cuffie, a fare quello che devo fare. Devo per forza spezzettare queste 6 ore, queste 8 ore e distribuirle diversamente nella giornata, oppure non avere il mio rendimento quotidiano al 100% e magari distribuire un 70-70-70. Ecco, non lo so, non ho idea di che cosa tu debba fare. Qualcuno mi ha detto: guarda, io devo fare F24 corrispettivi, contabilità, sono un'amministrativa. Ok, non hai contatto con un pubblico dall'altra parte. Qualcuno al call center deve ricevere delle telefonate, ma magari non mi chiamano costantemente o devo rispondere a delle mail.
mail e sulla cosa ci possiamo giocare, devo fare dei bilanci, allora sulla cosa ci possiamo giocare. Magari dammi delle idee tu, dimmi quali sono i motivi per cui non puoi mettere in pratica questi suggerimenti che ti ho dato ora e li vediamo insieme. Questi suggerimenti che ti ho dato su sono la soluzione immediata e principale. Poi è chiaro che dobbiamo aiutare anche i bambini in modo che nell'arco di qualche giorno inizino a ritrovare la loro normalità e a permetterci di lavorare mezz'oretta in più, un quarto d'ora in più, un'ora in più, ok? Infatti questo lo faremo anche insieme nel messaggio quotidiano che ti mando, perché così vediamo passo passo, perché se metto tutto in un calderone e facciamo tutto nello stesso momento non riusciamo a risolvere nulla. Quindi al momento cerca di trovare, magari ispirata dai suggerimenti che ti ho dato io adesso, delle soluzioni per guardare l'altra faccia della medaglia, quindi modificare drasticamente o quasi il tuo concetto di dover lavorare 8 ore seduta senza che nessuno ti disturbi. Vediamo se così va meglio.